Il caratteristico comune di Arcidosso sorge ai piedi del Monte Amiata, ai margini di grandi boschi di castagno, dove la ricchezza di storia, cultura, arte e tradizioni si fonde con la bellezza naturale. Il nome di Arcidosso, di derivazione latina, significa la rocca sul dosso, ed è storicamente uno dei centri più importanti tra le province di Siena e Grosseto. Arcidosso, che è una località nella provincia di Grosseto, nella Toscana meridionale, facilmente raggiungibile dalle strade di comunicazione maggiori. Da Siena si arriva a Paganico, da Firenze si arriva a Paganico e si raggiunge Arcidosso. Arcidosso, che è una località turistica a 661 metri sul livello del mare, e ha una caratteristica importante e che è il suo simbolo, il castello. La storia del borgo ruota intorno alle vicende della famiglia degli Aldobrandeschi. A partire dal XII secolo si trovò a far parte dei possedimenti della famiglia, che iniziò la costruzione del castello e della torre. Il castello subì varie modifiche durante i secoli. Fu sede del capitanato di giustizia e successivamente dimora nobiliare. Attorno all'imponente rocca, che si erge su un sito già fortificato fin dal X secolo, si sviluppa lo splendido borgo medievale. Le porte della città con maestosi stemmi, labirintiche viuzze che un tempo ospitavano le botteghe di arti e mestieri, accolgono il visitatore conducendolo in un passato antico che profuma di misticismo, simboli e remote iscrizioni. Con la conquista della città da parte della Repubblica di Siena e successivamente dei Medici di Firenze, Arcidosso ha mantenuto inalterata l'antica funzione amministrativa fino ad epoca recente, favorendo lo sviluppo urbanistico, conservando e arricchendo il patrimonio artistico durante i secoli. Ne sono testimonianza gli splendidi edifici religiosi, come la chiesa in stile neoromanico di San Niccolò e la chiesa di Sant'Andrea, con la quattrocentesca pittura murale della Madonna in trono. Il santuario della Madonna Incoronata, sorto come ex voto per la fine della peste del 1348, conserva preziosi affreschi. Interessante esempio di romanico classico è la pieve di Lamula, emblema dell'antica battaglia contro il paganesimo. Arcidosso ha dato i natali a personaggi di grande interesse, come il poeta contadino Giovan Domenico Peri, poeta di corte di Cosimo de' Medici, e il politico Isidoro Maggi. Figura di spicco è Davide Lazzaretti, il profeta Aniata, riformatore sociale e religioso.
All'interno di questo castello è raccolto e ospitato il museo di Davide Lazzaretti, dedicato a questo illustre personaggio, classe 1834, arcidossino, che aveva in mente di riformare la Chiesa cattolica secondo lo spirito dei primi cristiani, dei primi secoli del cristianesimo. Però questa vicenda finì male, perché venne ucciso nel 1878 a capo di una pacifica processione dalle forze dell'ordine. Il percorso della sezione espositiva si snoda all'interno di tre sale, in cui sono esposti pannelli sulla biografia, il pensiero e l'opera del Lazzaretti, oltre che oggetti, abiti e altro materiale iconografico, fotografico e audiovisivo ottocentesco. Il Monte Labbro, sfondo delle vicende del Lazzaretti, conserva edifici legati a tale memoria storica ed è anche eccezionale riserva naturale. Il Parco Faunistico della Miata offre numerosi percorsi che permettono l'osservazione delle varie specie nel totale rispetto del loro ambiente naturale. Numerose le sagre gastronomiche e gli eventi legati ai prodotti tipici locali, come olio, vino, patate e castagne. Gli eventi collegati al turismo enogastronomico sono la Sagra della Patata, che si svolge alle Macchie il quarto fine settimana di agosto. Ci sono prodotti tutti a base di patate, vengono fatti tortelli, gnocchi, polenta, dolci con patate, rigorosamente coltivati nella zona, perché c'è una terra castagnola chiamata, che è molto importante per la coltivazione della patata e gli dà un buonissimo sapore. La festa dell'olio la troviamo a Montelatereone la terza domenica di novembre, e anche lì è tutto un discorso legato a birra di castagne e olio, perché qui abbiamo anche un birrificio che fa la birra di castagne. Arcidosso è ricco di storia, di cultura, di etnogastronomia, abbiamo una buona sentieristica, c'è un castello aldobrandesco che è sinceramente eccezionale, poi abbiamo anche nei dintorni dei posti molto particolari, sia a livello storico sia a livello di religione, perché c'è una cultura del Davide Lazzaretti, che è stato un profeta della Miata, c'è stato tanto tempo fa, abbiamo un discorso di Meriga, cioè Arcidosso è un territorio molto vasto e ha anche tante cose a livelli sia storici, culturali e gastronomici. Il borgo, durante gli anni Ottanta, si è aperto a nuove influenze culturali ed a particolari insegnamenti spirituali. Meriga West, letteralmente residenza della Montagna di Fuoco, è un centro tibetano che si occupa della salvaguardia della millenaria cultura tibetana. Questa comunità sorge dove le pendici del Monte Amiata incontrano quelle del Monte Labbro e ospita coloro che sono interessati alla pratica o allo studio dello Dzogchen. Collocato nell'affascinante cornice paesaggistica della Miata, Arcidosso offre al visitatore un patrimonio storico e artistico di singolare bellezza, custodendo la sua naturale vocazione mistica, ma abbracciando anche esotici orizzonti culturali. Thank you.